giorno del ringraziamento. Bene. Ah! Ciao. Mamma, Joy può venire a casa nostra? Mettiti il cappello, hai appena avuto il raffreddore. Secondo Schopenhauer, la conoscenza è fatta di una materia tanto solida da spaccare la fede quando queste si urtano. Ma cosa accade nel caso in cui il più fervido attaccamento religioso si scontra con una realtà tanto cruda da mettere alla prova qualsiasi dogma o appartenenza? Fuori non ci sono, sta cominciando a piovere. Questa è la situazione sperimentata da Keller Dover, carpentiere e paterfamilias vecchio stampo. Non riesco a trovarle! 911. Abituato a pregare per il meglio ed essere pronto per il peggio, Keller può prevedere l'arrivo e gli effetti di varie calamità naturali, ma si fa trovare del tutto impreparato di fronte all'unico devastante imprevisto che non aveva considerato. Vedere le mani! Dove hai nascosto le bambine? Dove sono? Così, quando sua figlia Anna e l'amica Jay spariscono misteriosamente durante il giorno del ringraziamento, dà inizio ad una personale caccia all'uomo, mettendo in gioco qualsiasi mezzo plausibile ai suoi occhi. Qualcuno ad arrestarlo. È come un bambino di 10 anni, non può averle rapite e fatte scomparire. Forse non agisce da solo. Valutiamo ogni possibilità. Forse qualcuno la state trascurando. Con un thriller dall'evidente tematica religiosa, il canadese Denis Villeneuve torna dietro la macchina da presa per raccontare una vicenda della provincia americana con uno stile da cinema indipendente. Stare alle porte. Le scoccia se dà un'occhiata in giro? Nonostante una costruzione narrativa articolata, Prisoners non possiede suspense e nemmeno le interpretazioni di Hugh Jackman e Jack Gyllenhaal riescono a limitare gli effetti di una narrazione troppo a lungo appesantita da una retorica verbale e visiva. Ma io! Keller, ma che diavolo hai fatto? Qualcuno deve farlo parlare o loro moriranno. Sono sparita da 5 giorni, non c'è più tempo. Non sai neanche se è stato lui. Le ha lasciate con qualcuno e lui sa con chi. Perché non me lo dici? Non è giusto. Perché? Il ragazzo sta fingendo. Le bambine sono vive.